Allora, architetto, un progetto che si caratterizza per la sua accessibilità diffusa è una, come dire, è una novità in un istituto scolastico, è l'istituto scolastico dei tempi moderni. L'istituto scolastico che prevede la normativa. Finalmente noi progettiamo, finalmente nel senso che con i nuovi finanziamenti noi stiamo lavorando esclusivamente con questi parametri: accessibilità massima per tutti, risparmio energetico, NZEB significa utilizzo delle risorse naturali per sperperare meno energia possibile, addirittura se si riesce ad energia zero. Ma ci sono altri aspetti importantissimi di questo progetto che sono legati alla funzione delle aule, non viste più come, diciamo, delle aule chiuse, senza possibilità di sbocchi, per i ragazzi, ma con le grandi terrazze, con i pieni vuoti che ci sono nel progetto, si riuscirà a fare lezione all'aperto, lezione con l'ambiente vicino e la possibilità di avere su ogni piano tutti i servizi disponibili. Poi l'istituto alberghiero è un istituto che è molto specialistico e per quello avremo tutte le caratteristiche per poter rendere, diciamo, adeguatamente l'immobile attrezzato in maniera adeguata. Sì, come dicevo prima in conferenza stampa, per oggi, per me, sinceramente, a livello personale, sia da cittadino metropolitano che da consigliere delegato delle città metropolitane, si avvera veramente un sogno. Come dicevo prima, è uno dei motivi, l'alberghiero di Locri, l'istituto alberghiero di Locri, è uno dei motivi che mi hanno spinto anche ad allora a candidarmi, e oggi vedere già iniziati i lavori, quindi non la classica politichese, quindi abbiamo fatto una conferenza stampa, già i lavori iniziati 2 giorni fa. Questo ci inorgoglisce, quindi dimostra effettivamente come l'amministrazione metropolitana, guidata dal sindaco Falco Matà e oggi dal sindaco facente funzione Carmelo Versace, denota l'attenzione che c'è verso il nostro territorio metropolitano. Una struttura che il territorio aspetta da diverso tempo, e quindi non vediamo l'ora che venga realizzata e fare in modo che la popolazione scolastica entra dentro questa struttura e si arricchisce sempre di più delle loro professionalità. Abbiamo appena finito di presentare il progetto esecutivo dell'Istituto Alberghiero di Locri, un progetto che costa di oltre 6 milioni e mezzo di euro, quindi un investimento importante che la città metropolitana fa nell'ambito del progetto Forever. È un progetto che già prende l'avvio qualche anno addietro, purtroppo dopo appunto l'uccisione dell'onorevole Fortugno, e la buona amministrazione della città metropolitana insieme all'amministrazione comunale di Locri, allora guida del sindaco Giovanni Calabrese, oggi porta alla presentazione di questo importante progetto che ospiterà da qui, speriamo, a un anno e mezzo, che dovrebbe essere la durata appunto dei lavori. Circa 800 alunni, un istituto alberghiero che risponde anche alle esigenze di un territorio che ha una vocazione prettamente turistica, quindi anche l'aspetto, diciamo, della ricaduta sociale che dovrebbe avere successivamente, e quindi evitare quel benedetto spopolamento che tutti i giorni, diciamo, tutti proviamo a rincorrere, quindi anche la scelta, diciamo, in previsione futura di avere un istituto che possa, diciamo, creare le condizioni ai nostri ragazzi di poter rimanere e di vivere appunto in quel territorio dove tanto hanno fatto per viverci e per starci.